Ciao a tutti ragazzi e ragazze, allora sono stata taggata da Veronica e questo ovviamente è un tag e si intitola My Wedding Tag e quindi ci saranno 21 domande che riguardano appunto il giorno del non sono tanto amante dei tag, infatti sul mio canale ne trovate massimo due, questo è il terzo, però questo mi è veramente piaciuto in maniera particolare perché ho un bellissimo ricordo del mio matrimonio. Va bene, comunque, bando alle ciance, cominciamo subito. Prima domanda, quanto tempo è passato dalla proposta al matrimonio? Allora, noi abbiamo fatto tutto in fretta, io e mio marito abbiamo fatto tutto in fretta, veramente ci siamo conosciuti, siamo andati subito a vivere insieme, dopo un anno ci siamo sposati, quindi lui mi ha fatto la proposta il giorno di Natale e a settembre e poi ci siamo sposati, quindi è passato veramente pochissimo. Domanda numero 2, sei stata aiutata dalla famiglia o wedding planner? Da nessuno, abbiamo fatto tutto noi, tutto io e mio marito, ma proprio tutto, dal tableau alle bomboniere, alle partecipazioni, e tutto noi abbiamo fatto, anche perché ci piaceva l'idea di realizzare tutto noi e poi sinceramente anche per una questione economica sarebbe costato tutto il doppio se lasciavamo fare queste cose ad altre persone. Poi, terza domanda, matrimonio religioso o civile? Civile, perché mio marito non è cristiano e quindi ci siamo venuti incontro e abbiamo deciso di fare il matrimonio in una villa dove c'era questa cappella privata e quindi abbiamo fatto un matrimonio civile però. Allora, numero 4, in grande o pochi intimi? Eravamo una settantina circa di persone, perché chi ha avuto un problema, che la maggior parte dei miei parenti non vivono a Roma, quindi era un problema anche quello spostarsi, e quindi alla fine eravamo circa una settantina di persone. Allora, 5, quali erano i colori del matrimonio? Allora, prima di tutto era quasi tutto color crema, le tovaglie, e poi c'erano i fiori con le rose rosse, e noi avevamo preparato il nostro tableau sempre con una sorta di salmone come sfondo e c'era un po' di lavanda, dei fiorellini di lavanda applicati qua e là. 6. All'aperto o al chiuso? Allora, all'inizio c'è stato, noi ci siamo sposati di sabato pomeriggio e all'inizio c'è stato l'aperitivo per i nostri ospiti fuori e all'aperto, perché noi l'abbiamo fatto in un agriturismo appena fuori Roma che era di un amico di mio suocero. E quindi hanno preparato questo aperitivo all'aperto e poi dopo la cena invece è stata servita all'interno dell'agriturismo. 7. Avete scritto voi le vostre promesse? E il nostro era un matrimonio civile, quindi non c'erano promesse, quindi niente. Io non ti ho promesso niente, va. Oh, no. Ma sei cattivissimo! Ti amo. Poi, 8. Te basta. Eh? Te basta. Sì. Anche io. Poi, 8. Vi siete visti prima del matrimonio? Noi siamo usciti insieme. Siamo usciti di casa insieme, quindi noi siamo un po'... Lui mi ha accompagnato a scegliere il vestito da sposa. Quindi siamo un po' tradizionalisti proprio. Fuori dalle come si dice? Dagli schemi. Sì, pensi che Nico c'ha 10 mesi. Eh sì, infatti, quindi il nostro è stato un matrimonio particolare. Ma è stato bello anche per questo. Poi 9, fotografo o cameraman? Allora, il cameraman c'era alla villa quando ci siamo sposati, mentre poi al ristorante c'erano soltanto i fotografi, un po' in più, i parenti ormai col telefono, videocamere, e abbiamo comunque filmato. 10. Quale trasporto? Uno dei tanti regali che ci ha fatto mia suocera è stata anche l'auto che ci ha accompagnato alla villa e poi purtroppo, perché ci ha fatto perdere un po' tanto tempo, ci ha portato anche al ristorante. Era una balilla bellissima, perché poi in giro per Roma e tutte le persone straniere si fermavano a fotografarla perché era veramente molto molto bella, però anche vecchia, e quindi è stata un'avventura arrivare dal giro di Roma per le foto fino al ristorante. Siamo arrivati da qualcosa di nuovo, di vecchio, di prestato, di blu.
Allora, nuovo avevo la collana con gli orecchini di perle, vecchio nulla, prestato avevo una borsettina che, piccola bianca, dove tenevo dentro comunque il telefono, giusto quello, e blu avevo una piccola perlina dietro nei capelli. Poi, numero 12, com'era il vestito? Allora, il vestito era un corpetto di raso color crema e poi c'era la gonna che era sirena e aveva tutti i tulle sullo strascico, che non era lunghissimo, ma disegnava un po', accompagnava un po' le forme, che le mie erano anche belle abbondanti. E poi ovviamente il velo, comunque poi vedrete la foto. 13, descrivi il tuo bouquet. Il bouquet era bellissimo perché sembrava quasi una cascata di rose bianche e poi nel mezzo c'erano tanti punti luce. È stato veramente realizzato benissimo e molto molto bello, mi è piaciuto davvero. 14, la canzone con cui sei entrata. Allora, questa è stata una sorpresa che mi ha fatto mio marito, e poi vi metterò la foto di quell'evento, perché in pratica mi ha messo A te di Jovanotti, e quando sono arrivata davanti a lui sono esplosa in un pianto. È così brutto? No, non è per quello, è perché ero emozionata, e poi sentire quella canzone, che è la nostra canzone, proprio mi ha fatto esplodere completamente, quindi è stata veramente una bella sorpresa. Poi DJ o band, noi avevamo un piano bar, sì, un ragazzo con la tastiera che ha fatto anche cantare i nostri invitati, quindi è stato carino, è stato molto coinvolgente. Poi, avete ballato con quale canzone? Chi sono ricorda? Stavo ubriachi a quel punto. Effettivamente sì, avevo talmente tanto bevuto che non ricordo sinceramente la canzone qual era, però sì, abbiamo ballato. Quale canzone, lo sapete troppo. Domanda 17, descrivi la torta. Noi anche abbiamo lasciato all'agriturismo e hanno deciso loro, insomma, di fare la torta per noi, e tanto ci fidavamo perché già eravamo andati a mangiucchiare per fare le prove e sappiamo bene quanto si mangia e sappiamo come si mangia bene in quel posto, quindi abbiamo lasciato carta bianca allo chef per la torta e ci ha fatto questo cuore con crema, e dentro c'era, mi sembra, una crema di Nutella, se non sbaglio, non ricordo perfettamente com'era, però era bellissima e davvero molto molto, ricordo che era buona, sempre per lo motivo di prima, poi perché arrivati alla torta vabbè, comunque a fine serata stavamo abbastanza lessi dall'alcol, e quindi vabbè, comunque metterò la foto anche della torta. Poi 18, è andato tutto come previsto? Alla fine sì, non c'è stato qualche piccolo problemino, ma tanto lo sappiamo io e mio marito che per noi niente è facile, quindi siamo abituati a questo, e soprattutto è stato il viaggio con la balilla dal giro di Roma fino al ristorante, che un po' avevamo paura di rimanere a piedi, però per il resto sì, è andato tutto come previsto, sì, anche meglio, è stato un bel giorno. 19, dopo il ricevimento siamo andati a casa, perché poi noi avevamo il bambino, che Nicolas aveva già 10 mesi, quindi tutti a casa. Poi 20, descrivi la luna di miele. E la nostra luna di miele, sempre per il fatto che comunque avevamo il bimbo di 10 mesi, abbiamo scelto Sharm el Sheikh. Certo, posto tranquillo, devo portare un bambino appena nato. Vabbè dai, nel 2010 non era come adesso. Sulla spiaggia te sparano, in acqua stanno gli squali che fanno sciovorti. Posto proprio tranquillo, va. Oh, l'hai scelto tu, ma non vuoi? Ci volevi ammazzare, la verità. Abbiamo fatto tutto in fretta. Vabbè, questi siamo noi. Comunque siamo andati a Sharm el Sheikh per 10 giorni, è stato bello, il mare era bellissimo, si mangiava anche molto bene nel resort dove stavamo, e c'era una bella piscina, quindi è stato bello. Comunque vi metterò qualche foto.
21, il momento peggiore e quello migliore. Allora, come al solito, il momento peggiore è stato sempre il tragitto con la macchina fino all'agriturismo, mentre il migliore è stato quando sono entrata nella villa e ho sentito la canzone Giovanotti. Quello è stato assolutamente il momento migliore, quando poi mi sono trovata davanti il mio sposo. E niente, va bene, questo è il tag, è finito. Vi ricordo che dopo vedrete qualche foto del mio matrimonio e del viaggio di nozze. Ringrazio ancora Veronica per avermi taggato. Io taggo tutte le ragazze che mi seguono, che sono sposate e che vogliono partecipare a questo tag. Un bacio e al prossimo. Ciao!